Bentornato. Oggi è mercoledì 26 gennaio 2022. Quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Amore e gelosia in pole position. La gelosia è il sale dell'amore, con questa massima ribadite al partner la vostra passione, facendovi perdonare il terzo grado cui lo sottoponete senza reale motivo. La ragione c'è, ma è solo planetaria, con la luna del giorno opposta al vostro segno e resa più possessiva dal sestile di Venere, Marte e Plutone, che reclama tutta l'attenzione su di sé e sulle proprie paranoie. Emozioni intense anche per i single, iniziate a pregustarvi una conquista, non facile ma indubbiamente stuzzicante. Si rafforza l'interesse per lo sport e con le giornate progressivamente un po' più lunghe torna la determinazione di non ammuffire in casa, nonostante la temperatura ancora algida, la corsetta mattutina al parco ridiventa un piacere. Il futuro non appare molto confortante, almeno come lo desiderate. Ci sono stati degli inganni e delle infedeltà in passato, potrebbe essere da parte del vostro partner o ex, da parte di un dipendente, da parte di un amico, di un collega. La vita si complica e le relazioni con gli altri appaiono più difficili da coltivare. Mancati incontri per i single. C'è qualcuno vicino a voi che nutre gelosia e invidia per voi, per annullarlo non dovete far altro che ignorarlo e proseguire per la vostra strada. Umore decisamente non esaltante in giornata, la serata promette una ripresa, ma cercate di uscire con qualche amica fidata anche solo passeggiando. I nati di lunedì, mercoledì tra le 7 del mattino e le 15 potrebbero finalmente ricevere una risposta che attendono ormai da moltissimo. Gli altri dovranno attendere un poco. Un periodo in cui vi attirano i misteri e gli intrighi, vi affascineranno le cose nascoste e la vostra curiosità sarà al massimo per le notizie di gossip e che svelano intrighi e segreti. Oggi qualcuno potrebbe bussare alla porta del vostro cuore, non è il caso di aprirsi subito. Se vi interessa davvero procedete con prudenza e con i piedi di piombo. Ricordate che le porte del cuore si spalancano facilmente ma è dura richiuderle. Vi state creando troppi problemi che non hanno ragione di esistere. In particolare una persona a voi vicino vi sta trasmettendo ansia e preoccupazione. È il caso di strane, per adesso, un po' lontani. Se pensate di esservi immunizzati dalle pene d'amore oggi scoprirete di essere ancora molto vulnerabili, del resto sotto la vostra armatura batte ancora un cuore. Solo non cedete alle lusinghe di chi non vi ama. Voi credete di essere i più forti ma in realtà siete fragili, cercate di coltivare dunque le amicizie giuste e non fossilizzatevi sempre sulle solite persone. Buone e concrete possibilità di ottimi incontri in serata, incontri molto utili in seguito. Buone prospettive per riuscire in un progetto che vi sta a cuore. Il vostro fascino e lo slancio vitale saranno le carte vincenti. Il vostro fascino in questa giornata è sicuramente molto più coinvolgente che negli altri giorni nel corso di questa settimana. Il vostro perfezionismo sul lavoro vi ha fatto apprezzare da chi vi conosce, attenzione però al rischio di perdervi in un bicchiere d'acqua. La vostra espansività oggi potrebbe esservi molto d'aiuto e servirvi per allacciare alcuni rapporti importanti per il vostro lavoro. Panorama dei transiti planetari per voi abbastanza positivo e promettente per ogni azione vogliate oggi intraprendere. Punto centrale della vostra esistenza è sempre la famiglia, che vi chiede in questo momento più impegno e partecipazione. Venere, vero nome tutelare del Toro, transita in angolo celeste favorevole, dal Capricorno e vi costringe in un certo senso a scegliere tra gli affetti amicali e quelli di casa. Trovate il giusto compromesso dividendovi poi equamente. Cari Toro, la Luna è in opposizione, in amore meglio non forzare troppe le cose. Calma, fatevi scivolare tutto addosso. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono dei piccoli ritardi, ma dal 31 gennaio tutto cambierà in meglio. Ultimamente sei riuscito a concentrarti sulle priorità in maniera concludente, ma oggi sembra più complicato. Qualcosa ti distrae nel profondo e senti che questo pensiero ti assorbe molta energia. Anche se non riesci ad evitare del tutto i pensieri erranti,
Fai il possibile per ritornare alla realtà se non vuoi pagarne le conseguenze nei prossimi giorni. Potete prendere le redini di una situazione, di un affare, ma non siate troppo presuntuosi. Prima dovrete accertarvi che le ragioni che vi spingono in tal senso siano corrette e che non vi sia qualche informazione che vi sfugge. Il vostro voler essere efficienti è sicuramente un valore aggiunto, ma la fretta di portare a termine qualcosa, anche per conto altrui, non dovrebbe superare il buon senso e i sentimenti del prossimo. Due pesi due misure per questo mercoledì, con la luna che dal segno opposto vi dà contro, alleandosi con il sole e Mercurio allo zenith. Non si tratta però di astri impegnativi, e tutto sommato a parte qualche bega di coppia, ordinaria amministrazione, non avrete nulla di cui lagnarvi, tanto più che a darvi manforte avete il trigono di Marte e il sestile di Giove. Aiuti sostanziali piovono da ogni lato. Amore ed Eros. Se il partner continua ad amarvi, deve essere un santo. Quando vi arrabbiate diventate proprio insopportabili. Il bersaglio preferito sono le persone più vicine, in famiglia tirate fuori il vostro vero sé, quello che in società nascondete accuratamente dietro a un sorriso dolce. Non oggi, però, anche gli sconosciuti potranno assaggiare il vostro caratterino. Un gesto avventato e inatteso, seppur non voluto, rischia di mandare all'aia un momento importante per il vostro partner. Non siate egoisti, fate in fretta un passo indietro. Plutone, pianeta della grinta e della forza morale, forma uno splendido aspetto con il vostro segno toccando oggi i taurini nati della terza decade, non vi mancheranno queste qualità in amore. Inoltre sintonia e coinvolgimento totale della mente, oltre che dei sensi, ecco le parole chiave della vostra giornata sentimentale. Per voi infatti è importante anche il modo di pensare simile a quello del vostro partner. Lavoro e denaro? A innervosirvi il socio flemmatico, che dà tutto per scontato e tenta di sdrammatizzare tutti i piccoli guai, bella forza, le patate bollenti sono tutte vostre. In ogni caso ancora una volta darete dimostrazione delle vostre splendide capacità, a cominciare dal pensiero laterale, che vi consente di risolvere facilmente anche problemi intricati. In azienda la notizia di un viaggio di lavoro, insieme al collega che vi sta più simpatico vi riempie di contentezza, bando alle paranoie, tenendo fede alle regole viaggerete sicuri. Potreste allacciare una collaborazione interessante con una società importante del vostro settore, che potrebbe farvi una proposta di niente male. Se operate nel campo finanziario, cercate di essere chiari nelle condizioni. Bruciate oggi le tappe dimostrando di essere degli autentici fuori classe nel vostro lavoro. Guai a chi dice che siete dei pigri, che siete fiacchi. È possibile vedersi scatenare in pubblica piazza il toro da corrida che è in voi. E che procede a testa bassa all'attacco dei suoi avversari. Il vostro ritmo pacato, in realtà, è in grado di macinare un'enorme mole di lavoro, riuscendo a cavarsela molto meglio di altri. Benessere. Gli amici dicono che non avete testa e forse hanno ragione, qui dimenticate la felpa, la smarrite il portafoglio. Imprevisti e piccoli incidenti di percorso vi rendono isterici, ecco la causa della vostra insonnia e delle contratture muscolari di origine nervosa. Non resta che sfogarsi con una corsa o una pedalata veloce, ma anche l'abbraccio tenero e consolatorio del partner farà la sua parte. Di solito sei un individuo abbastanza felice e sano. Finché sei sotto i riflettori e senti l'ammirazione di chi ti circonda, sei energico e raramente rallenti. Tuttavia, affinché questo fuoco non diminuisca, devi prenderti cura delle innumerevoli necessità del tuo corpo. Per lei, sospetti circa l'affidabilità di un'amica, specie se di mezzo c'è un lui, mancano ancora elementi concreti per accusarla, ma non abbassate la guardia. Per lui, dietro ai musi della vostra lei c'è un gran bisogno di coccole e conferme, bisticciare vi allontana, siete troppo presi da altro per parlare di voi. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video.
Spero di vederti presto.